Enigma 2011, siamo in compagnia di Luca di Individual e Luca Scassa, il pilota della Supersport. Ciao Luca. Ciao. Parlami di Individual, cos'è? Guarda, Individual è un'azienda che si occupa di race design, tutto quello che riguarda l'estetica per i piloti, team, aziende legate al motorsport, noi ci occupiamo di tutto questo, insomma il modo migliore per presentarlo in pista o al pubblico che viene alle fiere appunto. Infatti, ad esempio la squadra di Luca Scassa, praticamente tutto il design è affidato a voi. Sì, assolutamente. Luca è il nostro pilota di punta, e grazie a lui e anche per i nostri meriti siamo arrivati a disegnare la moto campione del mondo e il team Supersport Yamaha Parking Go. E ci siamo occupati appunto moto, tute, bilico, box, hospitality e poi nello specifico di Luca per quanto riguarda il casco, il fan club e tutta la sua diciamo, immagine coordinata per il rapporto col pubblico e con i fan. È un lavoro immenso, come ci siete riusciti? Perché ci piace. Sì, perché ci piace. Un po' di tempo, un po' di buona volontà, i briefing giusti con le persone, l'obiettivo si raggiunge sempre. Qualche errore. Sbagliare serve sempre. Se non sbagli, come fai a migliorarti? Bravo, poi, se non cadi. Bravo. Poi voglio dire, chi meglio? Bravo. Tu Luca, come ti sei trovato con Luca? Bene, su Facebook. Mi sono trovato su Facebook e lui mi ha detto: oh, guarda, io faccio delle cosine, secondo te possiamo collaborare? Tipo, vieni a Misano nel 2009. E lui è venuto a Misano. Abbiamo iniziato lì, io ho detto va bene, ok, fammi la moto per Imola, il mondiale. Lui dice, cazzo, volo, dobbiamo fare la moto per il mondiale per Luca Scassa. Si è messo lì, l'ha fatta, è venuta bella e poi abbiamo continuato, casco, tutto il resto. E ad esempio qui abbiamo un casco che mi ricorda Monza 2011, mi sbaglio? Sì, questo è quello che ho iniziato a usare a Monza, poi ho proseguito a usarlo un po' qualche gara, spot così. Non volutamente, prendevo quello sbagliato e lo mettevo invece dell'altro, cioè a caso proprio. E, sì, ci sono un po' di note, ora questo è un po' piccolo, però ricordiamo che questa non è il tuo casco esatto. No, è una forse neanche entra dentro la testa, è una riproduzione carino però, cioè tutto, diciamo cioè, però proprio... che è un bel casco, perché così almeno... È un bel, anche... è proprio bel il casco. E, cioè tutto... Questo è piccolino, una riproduzione che ha fatto Trihelmet Design, diciamolo perché vanno dette le cose. No, è molto carino, infatti qui c'è la grafica sua e qui c'è la grafica mia. E sono le note, le cuffie, che mi piace la musica, sarebbe bello ascoltarla anche in moto, darebbe una bella mano. E niente, questa è una riproduzioncina piccolina. E... un lavoro fantastico. Il prossimo anno, il suo di prossimo anno. Questo è il prossimo anno. Pubblicità!